Sono la presidente del Garden Club e che ho avuto nel 2013 quest'idea di fare questa festa della rosa, celebrare la rosa per 3 giorni interi, non solo come fiore, perché lo vedete che il fiore sta Vero, dappertutto, anche altre cose. ma anche proprio come nella moda, nell'editoria, nelle Scultura. pitture, nella scultura, cioè tutto quello, perché ho scoperto tra l'altro che la rosa ha un mondo enorme intorno a sé, sia di amatori della rosa che la seguono dappertutto, e sia proprio anche sta in tutte le arti. Quest'anno infatti come tema abbiamo scelto la rosa musa di tutte le arti, perché è l'ispiratrice di tutte le arti, la rosa. Perline luccicanti, verranno i giorni che le spose si prenderanno i loro amanti, verranno i miei capelli bianchi. La stazione è nata così all'inizio come una piccola idea, invece ha avuto subito un grande successo. Tant'è vero che siamo arrivati quest'anno alla sesta edizione e sono venute a trovarci più di 100.000 persone. E sono tante, eh? Sono tante. E tutte anche contente. Poi abbiamo avuto anche degli articoli sui giornali americani che ci hanno fatto molto piacere, e quindi non è solo circoscritta, non solo a All'Italia, ma anche Roma, ecco, all'estero. ecco, ha avuto anche altri riscontri. Tra le rose in fior, l'idillio incominciò e furono baci, carezze audaci, poi le follie della passion. Amo e la sussurra e un bacio ardente la fa tremare. Thank you.
just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. Buonasera, mi chiamo Nicoletta Tarli e questo è il mio atelier di tutte le cose che faccio, che mi invento. Le ultime novità sono queste bambole di legno che poi le ho vestite e dipinte da me. Quiet of the railway station running scared, laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Faccio bracciali, bracciali con pietre e pizzi, e l'ultima novità sono le ceramiche. Con i disegni che mi appartengono, cioè questa donna che non si vede nel volto e che si ritrova nei miei quadri, perché io sono 28 anni che faccio mostre di pittura, sia in Italia che all'estero, e niente, è da poco che le ho messe nella ceramica e piacciono molto, e sicuramente continuerò anche con la ceramica. New York City winters aren't bleeding me, leading me, going home. Complimenti e auguri. Grazie, grazie, grazie a voi, gentilissimi. Breve bilancio di questo inizio di manifestazione. È andata bene prima di tutto per ora, per il tempo, perché pensavamo sia il giorno dell'allestimento, che è il giorno più drammatico in quanto arrivano 100 camion e se non possono passare col fango è un disastro. Ieri è stato quindi ieri l'allestimento, e sia oggi che sembrava una giornata di grande pioggia temporale, invece per ora ha retto. Accontentiamoci, insomma. Thank you.
E il bilancio, le persone sono venute, abbiamo avuto l'ambasciatore d'Irlanda che è stato con noi, ci ha fatto tanti complimenti, tra l'altro è stato con noi a pranzo e adesso è partito, ritornato a Roma. E beh, questa è una cosa buona, insomma, che si è mosso l'ambasciatore, un personaggio interessante. E poi e quello che ci sarà di bello quest'anno sono le novità, perché avremo prima di tutto una, è passata, avete visto prima, che un'antropologa del gusto che insieme alla cioccolateria Augusta Perusia hanno creato una crema spalmabile alla rosa. Rosella, lo sa già, vede? Rosella, che infatti è buonissima, l'assaggerete il giorno della conferenza stampa che abbiamo fatto a Spello, la donata a tutti, e quindi tutti che mangiavano sta cosa così buona. E poi c'è un'azienda molto importante che è la Daphné di Sanremo, che ha creato per noi un'azienda che serve i principi di Monaco, tra l'altro, ha una storia, ha servito le più grandi attrici e reali, insomma, ma bella anche di tradizione, voglio dire. E ha creato un foulard per il Garden Club con le erbe spontanee dell'Umbria. È stato un omaggio che abbiamo molto gradito. Le cose fondamentali nostre sono, prima di tutto, i concorsi. Noi abbiamo un concorso di poesia, un concorso di progettazione di piccoli giardini di rose. Abbiamo fatto la premiazione proprio adesso, in questo momento, dei giardini, si è girati, è andata a vedere, ci sono anche tre giardini che fanno rimanere un po' senza fiato, anche strani, diciamo, insomma. Poi il concorso che ha più successo in assoluto è il concorso La Rosa in Testa, che facciamo la domenica pomeriggio, dove premiamo i cappelli o le acconciature con le rose dei visitatori. E l'anno scorso ha avuto un successo enorme, tant'è vero quest'anno stiamo organizzando con più precisione, anche perché sfilano poi, sfilano qua sopra, ed è una cosa bella a cui tutti partecipano, è una cosa molto bella, anche bambine, anche uomini, buone rose, dico a tutti. Una creazione creata, nata e pensata proprio per Villa Fidelia e i giorni delle rose, ed è un connubio fra genio e romanticismo. Genio perché abbiamo citato Leonardo da Vinci con la rappresentazione dell'ala battente nota a tutti. Romanticismo perché più delle rose cosa c'è che richiama il romantico? I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you, babe. I'm just a jealous guy. Might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside.
jealous guy. Thought that you were trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. Yeah. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, yeah. I didn't want, oh no, to hurt you, babe. I'm just a... Vogliamo spiegare questa posizione e come è nata, soprattutto, su se stessa. Del cane. Era un po' invidiosa, quindi ha voluto anche lei qualche cosa, perché è femmina. Effetto di femmina. Questo cappello a falda larga un po' vittoriano, direi, quindi fine 800. Sì, forse sembrerebbe anche quello di Audrey Hepburn, il nero, no? Pensate a sì. Quello che ho trovato. Interpretato magnificamente con molta disinvoltura. Allora, noi salutiamo e ringraziamo la signora Paola Marchionni e naturalmente, come si chiama la signorina? E Bulli. Spend it any other way than like this. With you. Allora, vogliamo ricordare un po' come è nato questo cappello? Questo cappello è stato indossato da mia madre al mio matrimonio. Le cose come sono andate? Ma questa è logica. Privacy. Allora, il cappello è sopravvissuto, il mio matrimonio no, e purtroppo non era mia madre. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame, yeah. Cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. So crazy right now, your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now, your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now, your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your friend so quietly. Who you think he is? Look at what you've done to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You and he ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how your love can do when no one else can. Una rivisitazione del Got me hoping you save me right now. Your kiss got me hoping you
you save me right now? Looking so crazy, love. Got me looking so crazy, love. So crazy right now, your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, love. Got me looking so crazy, love. Oh 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 no no. My lover's got you. He's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped him sooner. If the heavens ever did speak, he's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. He tells them worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. For the main course, that's a fine looking high horse. What you got in the stable? We've a lot of starving faithful. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry work. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Shopping at night, offer me my deathless death.
sono lunghi i giorni del vino e delle rose. Dalle nebbie di un sogno il nostro cammino appare ad un tratto e poi nel sogno si perde.